La mia carriera è iniziata proprio qui in questa università perché ho fatto prima diciamo il corso di studi in ingegneria elettronica, anni fa si chiamava solo ingegneria elettronica, e poi mi è piaciuto moltissimo la vita universitaria, così ho fatto anche il percorso di dottorato e subito dopo sono riuscito a entrare come ricercatore. Adesso sono un docente, io insegno elettronica digitale e gli obiettivi del mio corso sono partire dalle basi, quindi vediamo che cos'è questo fantomatico bit di cui tutti parlano e cominciamo a costruire su quello. Oserei dire che cominciamo a costruire tutto quello con cui qualsiasi persona oggigiorno interagisce, perché tutti i dispositivi e tutte le nostre interazioni ormai sono digitali, sia quando guardiamo un film che quando utilizziamo un telefono, uno smartphone, e tutte le nostre operazioni sono mediate tramite questi circuiti che in questo mio corso impariamo, iniziamo a imparare a progettare. Allora, i miei corsi sono molto pratici e con gli studenti c'è sempre un'interazione, perché diciamo le materie che si insegnano, che si studiano nel corso di laurea in ingegneria elettronica e tecnologia dell'informazione non sono meramente da memorizzare e da ricordare, ma è necessario saperle applicare, perché si diventa alla fine del percorso dei progettisti, degli ingegneri, quindi è sempre necessario riuscire a mettere in pratica, per cui ci sono molte esercitazioni, molte ore di laboratorio e al termine gli studenti sono in grado di applicare le nozioni che abbiamo appreso durante il corso. Uno studente che voglia iscriversi a IETI, secondo me, deve avere una caratteristica principale, che è quella di avere creatività, perché a differenza di come uno potrebbe immaginarsi un ingegnere, in realtà noi dobbiamo avere delle idee su come risolvere problemi e spesso queste idee sono innovative, quindi la creatività è assolutamente importante. Naturalmente non da sola, perché altrimenti saremmo forse artisti, deve essere accompagnata da grande concretezza, nel senso che tutte le soluzioni che troviamo hanno dei vincoli di costi, di tempo, e per cui bisogna tenere sott'occhio non solo avere idee molto innovative, ma anche riuscire a realizzarle. Allora, se dovessi dare un consiglio agli studenti, cosa che naturalmente non è per nulla semplice, senza dire cose scontate, direi loro di cercare di mettere insieme due fattori. Uno sono le proprie passioni, e il secondo che cosa offre il mercato del lavoro, perché la scelta, diciamo, del corso di studi inciderà su quello che si diventerà un domani, su quello che si farà durante la vita, e scegliere qualcosa che abbia un riscontro sul mercato del lavoro, secondo me, è oggi molto importante.